Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza, anche se a distanza. È una gioia poter condividere con voi questa seconda tappa del nostro cammino formativo annuale. Come più volte ci siamo detti, la formazione è alla base del nostro agire pastorale, soprattutto quando riguarda una realtà come quella della famiglia, che si mostra preziosa, bella, ma nello stesso tempo fragile e bisognosa di essere custodita. Questo secondo incontro sarà scandito da quattro momenti, come li elencherò adesso brevemente. Il primo, ci collegheremo con la parrocchia del Rosario di Copertino, dove con la commissione famiglia vivremo un momento di preghiera. Vi ho inviato già il testo su WhatsApp, quindi potete seguire anche da casa. Il secondo momento sarà con Don Totò Tundo, responsabile diocesano del settore che si occupa delle coppie che vivono situazioni matrimoniali difficili o, come si legge nell'Amoris Laetitia, situazioni dette irregolari. Don Totò ci introdurrà sul tema della serata e ci presenterà i relatori. Il terzo momento, invece, è il momento in cui ascolteremo con attenzione quanto i relatori ci vorranno donare, consegnare questa sera. Quarto momento è la conclusione, quindi ci rivedremo con me, dove vi darò delle indicazioni per il proseguio anche all'interno delle commissioni di quanto abbiamo ascoltato, ascolteremo questa sera, e poi alcuni avvisi per che riguarderanno un po' il prossimo anno, quello che andremo a vivere. Grazie e buon ascolto. Prima di dare inizio al secondo incontro di formazione, che avrà come oggetto di riflessione il tema del discernimento, desideriamo vivere con tutte le coppie della nostra diocesi che operano nella pastorale familiare questo momento di preghiera. Vogliamo elevare la nostra mente e il nostro cuore a Dio Padre, origine e fondamento della comunità domestica, ed accogliere il dono dello Spirito Santo, per essere pronti e docili all'ascolto. Affidiamoci ora al Signore con le parole del Salmo 39, pregandolo a cuori alterni. Ho sperato nel Signore, ed Egli mi ha insegnato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, gloria al nostro Dio, molti vedranno le braccia.
La parola di Dio è l'unica realtà che può educarci realmente nell'arte del discernimento e farci comprendere i semi di bontà, verità e bellezza presenti in ogni uomo. Se accolta e custodita, essa può illuminare le nostre vite e dare linfa nuova alle nostre famiglie. Ascoltiamo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazia. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che mi chiama è fedele e farà tutto questo. Parola di Dio. Poniamoci ora in ascolto del Magistero di Papa Francesco. Dall'esortazione apostolica Moris Laetitia. I padri sinodali hanno affermato che nonostante la Chiesa ritenga che ogni rottura del vincolo matrimoniale è contro la volontà di Dio, è anche consapevole delle fragilità di molti suoi figli. Illuminata dallo sguardo di Cristo, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo che la grazia di Dio opera nelle loro vite, dando loro il coraggio per compiere il bene, per prendersi cura con amore l'uno dell'altro ed essere a servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. Benché sempre proponga la perfezione e inviti una risposta più piena a Dio, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta.
Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. Il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costruirsi come chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. I padri sinodali hanno affermato che la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi costruttivi di quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio. I padri hanno anche considerato la situazione particolare di un matrimonio solo civile, o fatte salve le differenze, persino di una semplice convivenza, in cui, quando l'unione raggiunge una notevole stabilità, attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un'occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio. D'altra parte, è preoccupante che molti giovani oggi non abbiano più fiducia nel matrimonio e convivano, rinviando indefinitamente l'impegno coniugale, mentre altri pongono fine all'impegno assunto e immediatamente ne instaurano uno nuovo. Coloro che fanno parte della Chiesa hanno bisogno di un'attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante. Infatti, ai pastori compete non solo la promozione del matrimonio cristiano, ma anche il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà. Per entrare in dialogo pastorale con tali persone, al fine di evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza. Nel discernimento pastorale conviene identificare elementi che possono favorire l'evangelizzazione e la crescita umana e spirituale. La voce delle nostre famiglie si fa ora intercessione corale. Signore e Dio di ogni paternità, illuminaci affinché sappiamo accogliere con il tuo stesso amore le persone separate e i fedeli di
che nel divorzio sono passati a una nuova unione. Dà luce ai nostri occhi, affinché possano vedere nel dolore delle famiglie spezzate l'apice dell'incapacità di amare che sperimenta qualsiasi uomo e qualsiasi donna. Insegnaci con la grazia dello Spirito a discernere le differenti situazioni con sincera fedeltà alle indicazioni del Magistero, evitando le opportune confusioni e illuminando la via buona da seguire. Sostienici per annunciare loro la verità del Vangelo ed essere, nello stesso tempo, segno della materna tenerezza della Chiesa e delle sue viscere di misericordia. Fa che possiamo, come comunità cristiana, divenire un'onda dell'umanità ferita e accompagnare nel doloroso calvario le persone separate, condividendo con loro la fatica del cammino. Illumina il nostro cuore affinché stando accanto possiamo far percepire loro che non sono sole e che possono misurarsi nell'abbraccio dei fratelli, nella presenza feconda della tua parola, nella preghiera intima e comunitaria, nelle relazioni umane risanate da Cristo. Concedi ai presbiteri, ai religiosi e alle religiose, agli sposi e alle persone separate, che si fanno compagni di viaggio per chi vive la separazione e il divorzio, di educare alla potenza salvifica di Cristo, che sa trasformare una vita distrutta nel profumo della vita buona del Vangelo. Guarda con particolare amore ai figli delle famiglie separate, perché possano scoprire nuovi orizzonti di senso attraverso il dono di sé. Accompagna in questo tempo la nostra Chiesa, perché coniugando verità e grazia sia ogni giorno capace di offrire luci di speranza per la famiglia ferita. Guardando alla famiglia di Nazareth, immagine della Chiesa, innalziamo al Padre la preghiera del Padre nostro, compendio di tutto il Vangelo e sintesi di ogni preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti la fiducia e l'impegno per il bene di tutti, l'attenzione a chi è solo, povero, malato. Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi. Le sconfitte non siano motivo di umiliazione o di rassegnazione, le emozioni e le paure non siano motivo di confusione per reazioni istintive e spaventate. La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità, a dimorare nella pace. Amen. Il Signore.
Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Nella prima tappa del nostro itinerario di formazione abbiamo voluto riflettere sulla necessità di accompagnare le famiglie che vivono situazioni di fragilità che noi chiamiamo irregolari, perché sentiamo forte la necessità di farci compagni di strada dei nostri fratelli e di camminare con loro al passo del più debole. Il tema di questa seconda tappa propone alla nostra attenzione un termine che siamo ormai abituati a coniugare nei diversi ambiti dell'attività pastorale e che indica un modo di essere in relazione, il discernimento. Non faremmo male a stare a fianco al fratello in silenzio. Spesso è il modo migliore per entrare in sintonia con i suoi sentimenti. In ogni caso, è la strada maestra per disporsi all'ascolto, per fare spazio all'altro che sente il bisogno di raccontare la sua storia, di condividere il senso di smarrimento che prova o la gioia che gli illumina il volto. Specialmente il silenzio è la grande opportunità per riflettere e per tentare di capire, per entrare in punta di piedi, o come direbbe Papa Francesco, togliendosi i sandali, nella sua esperienza di vita, per coglierne i semi di bontà, verità e bellezza. Poi arriva il tempo della parola, di ascoltare la parola di Dio, prima di tutto, per vedere l'orizzonte verso cui siamo diretti o per accogliere sulla nostra strada il terzo misterioso compagno di viaggio che magari inizia in maniera perentoria, ma che gradualmente apre il nostro cuore e lo rinfranca, lo scalda, gli restituisce stupore ed entusiasmo e gioia di vivere mentre ci parla lungo il cammino. Arriva il tempo di cercare le coordinate della nostra vita, di chiamare per nome le scelte che abbiamo operato e le circostanze che le hanno indotte in modo più o meno cosciente. Il tempo di porre delle domande e di lasciarci interrogare, di dare delle risposte presentandole nella preghiera umilmente al Signore perché le benedica. Perché se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. E non sarà semplice comprendere senza giudicare, cercare la strada e non la scappatoia, la verità dei fatti al di là di ciò che appare a chi vive affacciato al balcone, impicciandosi della gente che passa. Non sarà facile dire con sincerità di cuore: Signore, tu mi scruti e mi conosci, e poi aggiungere subito dopo: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Ma lungo questo sentiero, con stupore, ritroveremo, pur tra i cocci dei nostri fallimenti e le tante cose inutili della nostra insipienza, perle preziose, magari dimenticate o nascoste, da incastonare e custodire. Semi buoni da coltivare con cura e pazienza, talenti da far fruttificare per l'edificazione della comunità che è corpo di Cristo. Questo, grosso modo, intendiamo quando parliamo di discernimento. E risulta evidente che non si può improvvisare, anzi, è un'arte che si apprende con gradualità e pazienza e si vive con tutte le difficoltà e le variabili che una relazione tra persone comporta. Questa sera sono con noi Adriano Bordignon e Margherita Biscaro. Sono sposati e hanno 3 figli. Adriano è direttore del consultorio familiare e sociosanitario del Centro della Famiglia di Treviso. Ha conseguito il Master in Scienze della Coppia e della Famiglia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, con la tesi dal titolo Il welfare aziendale per la famiglia e la natalità. Margherita è farmacista. Operano in coppia come formatori nei percorsi pastorali del Centro della Famiglia, in particolare modo come tutor nella scuola di formazione familiare. Ascoltando la loro proposta, entrando in sintonia con la loro esperienza familiare, professionale ed ecclesiale, vogliamo fare un passo ulteriore nel nostro cammino di riflessione e di formazione, per imparare ad essere con umiltà e competenza compagni di strada dei nostri fratelli che ci chiedono aiuto per comprendere, per rinvigorire la loro speranza, per riascoltare la parola di Dio che, nonostante tutto, ancora oggi li chiama e li invita a tornare alla casa del Padre e a far festa. Buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti. Noi siamo Margherita e Adriano. Siamo sposati da 15 anni, abbiamo 3 figli, Teresa 12 anni, Gabriele 9, Zaccaria 5. Noi abitiamo a Treviso, quindi profondo nord-est, ai confini del comune, siamo in una zona di campagna, una bella zona tranquilla. Io sono farmacista di professione, invece Adriano è direttore del consultorio familiare diocesano. Siamo appassionati di famiglia. Sicuramente sulla scorta degli stili e di quanto ci hanno trasmesso le nostre famiglie d'origine e poi anche di quanto abbiamo rielaborato come coppia e come famiglia. Da sposi abbiamo avuto l'occasione di partecipare a diversi percorsi formativi che ci hanno aiutato moltissimo e arricchito. Tra questi una scuola di formazione familiare triennale presso il Centro della Famiglia, poi il percorso per essere insegnanti dei metodi naturali e Adriano ha anche frequentato il master triennale in scienze della coppia e famiglia della Pontificia Università Lateranense. Siamo appassionati della nostra famiglia, ma anche dell'impegno che abbiamo di vivere con le altre famiglie, di conoscerle, di camminare assieme nei vari contesti di vita, dalla parrocchia, ma anche nella scuola, con i nostri figli, nella società civile, forum delle associazioni familiari. Quindi ci piace stare in cammino. Ci piace stare assieme alle altre famiglie. Infatti anche questa situazione di oggi è un po' strana per noi, ci manca non vedervi, ci mancano i vostri sorrisi, la vostra, non vedere le vostre persone. Però insomma,
cerchiamo di fare meglio che possiamo anche in questo periodo e anche di dare un seme di speranza, di fiducia per un futuro, speriamo, prossimo, in cui torneremo ad abbracciarci. Noi siamo degli operatori presso il Centro della Famiglia, Fondazione Centro della Famiglia, che è un istituto di cultura e pastorale della diocesi di Treviso. La diocesi di Treviso conta all'incirca 900.000 abitanti, che sono suddivisi in tre province: Treviso, Padova e Venezia. Il Centro della Famiglia lavora per le famiglie e con le famiglie, crede molto nel protagonismo familiare e nella responsabilità che hanno gli sposi nella cura della comunità religiosa e anche civile. L'impegno è soprattutto su tre macro aree, che sono la prevenzione, la cura e la promozione e rappresentanza. Per noi, entriamo quindi un po' nel focus di oggi, Amoris Laetitia è un testo speciale, importante. Lo amiamo molto. Quando 5 anni fa è uscito, abbiamo potuto leggerlo, l'abbiamo accolto con entusiasmo, sia per i contenuti, ma anche per il linguaggio con cui ci parla Papa Francesco. Sentiamo proprio che Papa Francesco ha voluto fare una carezza a noi famiglie e ha voluto guardare come siamo. Ci ha proprio visti per come siamo. Sicuramente il capitolo ottavo, come poi in tutta l'esortazione, però soprattutto il capitolo ottavo, non ha mancato di suscitare interesse, discussioni e anche preoccupazioni. A noi sembra che questo testo sia capace di parlare alle famiglie, valorizzando le storie personali, le storie di coppia e i percorsi di ognuno. Ci sembra che sappia cogliere, come è scritto nel titolo di questo incontro, i semi di bontà, di verità e di bellezza che ogni coppia ha in sé, ogni storia di coppia ha in sé. Il capitolo 8, di cui parleremo oggi, affrontando il tema del discernimento, va inserito in una lettura più generale e globale di Amoris Laetitia. E noi pensiamo che parli di tante delle coppie che incontriamo. Penso che è nella storia di ognuno di noi incontrare amici, parenti, persone che incontriamo in parrocchia o nelle comunità che vivono l'esperienza di essere separati, divorziati e per questo motivo di sentirsi esclusi dalla comunità, quasi avere uno stigma e avere il peso dello sguardo verso gli altri. È un'esperienza che purtroppo ci è stata raccontata più volte. Basti pensare che ad agosto del 2015, in una catechesi del mercoledì, il Papa ha detto che i divorziati risposati non sono degli scomunicati. Questa cosa ha fatto notizia, ma è dottrina della Chiesa, non poter fare la comunione non significava neanche prima non essere degli scomunicati. Queste persone, chi è separato, chi è divorziato, è battezzato e quindi appartiene alla Chiesa. La questione del capitolo 8 quindi non riguarda, come molti hanno sotteso, non riguarda l'accesso ai sacramenti per le situazioni regolari, termine peraltro questo delle situazioni regolari che non piace affatto a Papa Francesco, ma riguarda l'integrazione di ogni persona, di ogni situazione nella vita della Chiesa. E questo si deduce da una lettura del capitolo 8, quello che stiamo affrontando, integrata rispetto al resto del testo, in particolare collegata al capitolo 4, dove si identifica, dove si sostanzia un cambio di sguardo, un cambio di paradigma viene delineato. L'idea di amore e di sacramento del matrimonio presente in Amoris Laetitia, al capitolo 4, qualcosa di particolare che va in continuità con la storia del Magistero, ma riconosce alcuni aspetti particolari, li sottolinea. Quando due si uniscono, Dio si rispetta in essi, e questo lo sappiamo. Il matrimonio è un segno, ma è un segno che avanza gradualmente in un processo dinamico. L'amore che cresce, l'amore che convive poi in questa crescita con un'imperfezione che è dentro questa storia e ha comunque un valore. Sembra che vi sia una proposta di un cambio di sguardo, un cambio di paradigma. Partire dalle difficoltà concrete delle persone, riconoscere la situazione in cui si trovano come una storia degna e preziosa. Viene in questo testo, nel capitolo 4 in particolare, fermamente sottolineato come il tempo sia superiore allo spazio. In questa prospettiva emerge anche l'importanza del processo della crescita. Quindi è importante fare questa premessa. Il centro del capitolo 8 non è l'accesso ai sacramenti, ma l'integrazione di tutti.
E questo, come dicevamo, in una prospettiva della crescita e dell'imperfezione, di un lavoro di discernimento che è sia personale che pastorale, un mettersi accanto alle persone da parte nostra, da parte dei pastori, dei presbiteri, di noi che abbiamo un ruolo in questa Chiesa, per aiutare le persone nella verifica delle loro scelte che hanno fatto e delle condizioni in cui si trovano. È cercare il bene possibile, quei segni di bene che, di cui parliamo anche in questo titolo, essere attenti al bene che lo Spirito sparge in mezzo alle fragilità di noi famiglie, di noi persone. E poi apre una prospettiva che è quella dell'accoglienza e dell'accompagnamento, il mettersi accanto, la nostra vita mettendosi in questa posizione, sporcandoci le mani, stando in mezzo al gregge, alle persone che noi stessi famiglie rappresentiamo, si complica meravigliosamente. Ecco, lo sguardo di Francesco sulla realtà del matrimonio e della famiglia nel mondo contemporaneo è orientato a questo passaggio, a una rinnovata e realistica azione personale. In altre parole, il Papa sembra chiedersi se la realtà di coloro che vivono l'esperienza dell'amore in molti casi non è in sintonia col progetto di Dio. Come possiamo fare perché la buona notizia dell'annuncio cristiano non solo li raggiunga, ma sia anche credibile, sia accolta, sia cada in un terreno fertile, sia riconosciuta come il vero bene e venga vissuta in questo senso. Papa Francesco, a fronte di questa domanda, poi assume anche un atteggiamento piuttosto critico nei confronti di quella esperienza di pastorale che invece di trasmettere una buona notizia del matrimonio e della famiglia ha usato, insomma, dei toni che hanno ostacolato anziché favorire l'accoglienza dell'annuncio cristiano. Il Papa fa un appello all'articolo 35 di Amoris Laetitia, dice così: ci è chiesto, leggo, uno sforzo più responsabile e generoso che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro. Inoltre aggiunge, e anche questo è molto importante, all'articolo 37, ancora leggo, che abbiamo avuto dei grandi limiti come pastorale, anche familiare. Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l'apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo degli sposi e riempito di significato la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da supportare per tutta la vita. Stentiamo a volte anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti, e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono addirittura tutti gli schemi. Siamo chiamati quindi a formare le coscienze e non a pretendere di sostituirle. È piuttosto forte questa espressione del Papa, che ci scuote, insomma, per chi è impegnato come noi e come voi in questo ambito. E quindi ci richiama a questo: non si tratta di presentare una normativa, ma di proporre valori, rispondendo al bisogno che di essi si constata oggi, anche in questi nostri paesi più secolarizzati come l'Italia. Abbiamo un compito speciale come famiglie in questo senso. Il capitolo ottavo inizia con due articoli, sono il 291 e il 292, di cui noi prendiamo due tratti. Articolo 291. La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura, donando fiducia e speranza come fiaccola portata in mezzo alla gente. E il 292. Viene confermata la dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. Quindi, dottrina della Chiesa rimane quella che è sul matrimonio e la famiglia. Però la Chiesa ha un compito, che è quello di accompagnare con attenzione e premura, donando fiducia e speranza. Si comincia quindi ad aprire un po' questo argomento con gli articoli 293 e 295 su matrimoni civili e semplici convivenze. Sono proprio realtà quotidiane
che noi, con cui noi ci confrontiamo e viviamo ogni giorno in tutti gli ambiti della nostra vita. Qui il Papa, ci invita a considerare le motivazioni che portano due persone a scegliere di sposarsi solo civilmente oppure a convivere senza alcun vincolo formale. E ci invita a guardare al positivo che queste realtà posseggono. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di discernere per accompagnare le coppie verso il cammino del sacramento al matrimonio. Quindi, rispetto agli elementi richiamati, a queste situazioni, che cos'è che manca? A tutte manca la grazia del sacramento, ma nella specificità, cioè nel particolare delle diverse situazioni, noi possiamo ravvisare degli elementi del matrimonio che ci possono essere nella totalità, ci possono essere in parte, a volte invece sono assenti. Quando l'unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un'occasione da accompagnare e uno sviluppo verso il sacramento del matrimonio. Quindi queste realtà sono delle occasioni di accompagnamento. La realtà che viviamo oggigiorno di molti giovani non è sempre che non abbiano fiducia, che non si sposano, cioè non vanno a consacrarsi in chiesa perché non hanno fiducia nel sacramento del matrimonio, ma a volte ci sono anche altre realtà. E quali sono? Magari possono essere delle difficoltà a livello economico oppure la difficoltà in altri casi Un'abitazione stabile, un un'abitazione, un lavoro. lavoro oppure non hanno incontrato delle persone che le abbiano un po' accompagnate a questo. Cosa c'è quindi da valorizzare in queste realtà? C'è da valorizzare quei segni, devono essere valorizzati i segni di amore che in queste realtà, in queste coppie, riflettono l'amore di Dio, cioè cerchiamo di valorizzare questi segni di amore e cercare questi segni di amore anche in queste coppie. Quali possono essere questi segni? Questi segni possono essere la reciproca fedeltà, la stabilità dell'unione che perdura da anni, la dedizione all'educazione dei figli, oppure la sopportazione paziente di situazioni di povertà o di sofferenza, oppure anche l'impegno costante che si ha nel costruire una vita dignitosa. Pensiamo che tante coppie che incontriamo, anche magari nei corsi di preparazione al matrimonio o anche in altri contesti, rappresentano alcuni di questi elementi. Probabilmente la leva migliore è proprio partire da questo bene, da questi semi di bene che possono germogliare e quindi da lì far partire una storia diversa e fare in modo che queste persone riconoscano la presenza di Gesù nella loro storia. Quindi l'atteggiamento pastorale a cui siamo invitati a tendere è quello di, davanti a queste situazioni, di affrontarle in modo costruttivo. Quindi sicuramente non giudicarle, ma affrontarle in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso il sacramento del matrimonio. Piccoli incidenti domestici, è suonato il telefono e quindi abbiamo interrotto il video. Allora, dopo aver affrontato i primi due aspetti che riguardano convivenze e matrimonio civile, andiamo all'altro aspetto, quello più anche affrontato, quello più complesso, il tema dei separati, dei divorziati risposati. In questo caso si tratta non come nel primo caso in una mancanza di sacramento, ma si tratta di una difformità che deriva dall'esistenza di un precedente matrimonio sacramento. Anche in questo aspetto la ricerca, la strada da percorrere, che il criterio fondamentale da seguire è quello dell'integrare. Ne parlerete probabilmente nel prossimo incontro con Don Francesco Pesce. Il Papa, in questo senso, all'articolo 296, dice:
Pertanto sono da evitare i giudizi che non tengono conto della complessità, delle diverse situazioni ed è necessario anche essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo di questa condizione. Ovviamente, è necessario approcciarsi con questa attenzione, con questa delicatezza. Dall'altro lato, però, abbiamo la necessità, che, venga, rispettata la verità. Papa Francesco all'articolo 297 dice: ovviamente, se qualcuno stenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell'ideale cristiano o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare. C'è qualcosa che lo allontana dalla comunità. Ma perfino questa persona continua può essere in qualche maniera, coinvolta e partecipare alla vita della comunità in altri percorsi, se si ravvede. In impegni sociali, in riunioni di preghiera o secondo quello che la sua personale iniziativa, insieme al discernimento del pastore, può suggerire. Una nuova unione, continua nell'articolo successivo, il 298, una nuova unione che viene da un recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e di confusione che colpiscono i figli e le famiglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato ai suoi impegni familiari, anche questa va considerata. Deve essere chiaro però che non è l'ideale che il Vangelo propone per la famiglia. Questo percorso di ascolto, di vicinanza, di accoglienza, accompagnamento e discernimento è un percorso che non potrà mai prescindere dall'esigenza di verità e di carità del Vangelo proposto dalla Chiesa. Quindi il polo della verità e quello della carità devono essere sempre tenuti assieme. In questo quadro la Chiesa non deve mai rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio. Il progetto di Dio in tutta la sua grandezza sulle coppie di sposi o sulle coppie. I giovani battezzati quindi vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che i loro progetti di amore si apre. La bellezza del matrimonio deve essere raccontata, non si tratta di abbassare l'asticella, non si tratta di proporre una strada più facile. Il percorso di Amoris Laetitia su questo pone alcune sottolineature, ne evidenziamo solo alcune perché pensiamo che vengano riprese più avanti. Si tratta di integrare tutti, come afferma il Papa, si deve cercare in qualche modo di aiutare ciascuno a trovare il proprio cammino, il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale. La strada della Chiesa, quindi, non è quella di condannare eternamente qualcuno, di metterlo da parte, ma si tratta di diffondere, di espandere la misericordia di Dio sulle persone che lo richiedono, sulle persone che danno cenno di volersi mettere in cammino. Lo ribadisce anche più avanti nell'articolo 297: non può essere condannato per sempre alcuno, perché questa non è la logica del Vangelo. E ancora viene integrato in questo articolo, è richiesto un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto un matrimonio civile, che sono divorziati o risposati, o che semplicemente convivono. In questo quadro vi è una continuità quindi con un familiaris consortio. Il Papa ci ricorda che ci troviamo tutti dinanzi a delle complessità, a delle situazioni molto diverse tra loro, che non possono essere trattate allo stesso modo. Papa Francesco proprio le nomina, dice: bisogna porre attenzione che può esserci la storia e l'esperienza del coniuge abbandonato, oppure di quello che ha lottato per salvare il matrimonio, oppure anche di quello che è passato a seconde nozze per i figli, per proteggere e tutelare i figli, oppure quello che era certo in coscienza propria della nullità del suo matrimonio, oppure anche di quello che con superficialità è passato da un matrimonio all'altro. Sono situazioni profondamente differenti. Il Papa proprio approfondisce questo elenco di situazioni, anche peraltro in riferimento alla nuova unione che si viene a creare. Che può essere anche solida con l'arrivo di nuovi figli, con una provata fedeltà, anche con dedizione generosa, con impegno cristiano, con consapevolezza degli errori fatti e anche con una grande difficoltà e complessità, a tornare indietro. In questi casi, a volte, è difficile comportarsi come, trattare, per esempio, il nuovo coniuge come un fratello o una sorella. Quindi, anche collegato a questo, viene sottolineato e richiamato, mi pare, richiamando il Gaudium Espes al 51, che la mancanza di intimità nella nuova relazione potrebbe anche mettere a rischio questa nuova unione.
Allora, in questi casi non si può andare con il pilota automatico, non c'è un bianco e un nero. È necessario fare un lavoro di discernimento importante. E il passaggio di Papa Francesco è questo: fare un passo avanti. Alle coppie che si occupano di pastorale come noi, ai pastori che accompagnano le coppie in difficoltà, vengono consegnati alcuni punti per un serio esame di coscienza, per una valutazione del grado di responsabilità rispetto alla rottura del matrimonio precedente, per una valutazione sul comportamento verso i figli, per verificare assieme se ci sono stati dei tentativi di riconciliazione all'interno di questa storia di coppia, se c'è una particolare grave condizione del partner, per esempio, che è stato abbandonato. O se questo, per esempio, ha anche portato delle conseguenze, questa rottura ha portato delle conseguenze sulla comunità, perché sappiamo che il matrimonio non è un fatto meramente privato. E quindi si tratta di fare un percorso, un discernimento che è assieme personale e pastorale e che accompagni queste persone a un giudizio corretto che è frutto di un lavoro, di una coscienza seria e anche formata. È importante allora in questo senso tenere assieme ma distinguere il discernimento personale dal discernimento pastorale. Il discernimento personale è quello, è un lavoro che solo il soggetto coinvolto e interessato può fare nell'intimo di sé, dove è solo con Dio, magari aiutato da qualcuno. Mentre il discernimento pastorale è legato all'aiuto che un'altra persona dà allo sviluppo di questa coscienza. Se il primo è essenziale, il secondo è necessario perché questo tipo di integrazione richiama in gioco tutta la Chiesa e il modo di partecipare di questa persona alla vita della Chiesa. Quindi si tratta di mettere in atto un cammino di verità che necessariamente chiede tempo, non è una cosa da fare in pochi passi, e molta pazienza, perché non si riduca a un fai da te, contrario chiaramente alle indicazioni del Papa, che richiama l'importanza dell'avviare processi. Tutto questo non semplifica il nostro cammino, ma anzi lo complica, ci complica la vita. Papa Francesco dice ce la complica Ecco, meravigliosamente. si parla tanto di discernimento e tutti ne riconosciamo l'importanza, ma quando capiamo veramente di cosa si tratta, cominciamo a avere qualche dubbio sulla sua fattibilità. Non è così semplice. Preferiamo la strada più semplice, appunto, della norma, cioè ci piacerebbe che qualcuno ci dicesse cosa è giusto e sbagliato e noi lo applichiamo. Oppure la strada della coscienza, nel senso che ciascuno fa quello che in coscienza ritiene giusto e quindi ognuno pensa per sé. Una coscienza malintesa, diremmo, Sì. una libertà assoluta. Entrare quindi nella strada del discernimento significa complicarsi la vita di fronte alle vie più semplici, che sono quelle della norma oppure della libertà. Non ci attardiamo adesso in ricerche avventurose di spiegazione attorno alle questioni del discernimento spirituale, morale e pastorale. Noi affrontiamo questo tema come siamo, cioè siamo una coppia di sposi e quindi non vogliamo certo essere teologi né sacerdoti, però ci sembra importante sottolineare alcuni aspetti che sono emersi dalla nostra attenzione leggendo il testo. Il Papa su questo ci dice in Amoris Laetitia il 304: è meschino soffermarsi solo a considerare se l'agire di una persona corrisponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Appunto, quindi, è una via troppo semplice. La vita è complessa, le persone sono più complesse, questa è quasi una scappatoia per semplificarci la vita, per semplificarla a noi. E ancora, il discernimento morale richiama il primato della persona e della coscienza ed è una necessità se si vuole veramente cercare e realizzare il bene. È un dovere per noi cercare questi segni di bene, di verità, dentro queste storie. Il Signore li ha piantati, magari a fondo, ma noi dobbiamo ricercarli. Il discernimento di una coscienza formata è sempre dinamico, quindi non è qualcosa di statico e fermo, perché noi non siamo fermi, non siamo una foto, un'istantanea. Il discernimento morale si sofferma anche a distinguere il peccato dal peccatore
E ci sembra proprio che Papa Francesco intenda superare l'equiparazione tra situazione irregolare e peccato mortale. Quindi, da una parte, evidenzia che di fronte alle esigenze del Vangelo tutti ci troviamo in ogni forma di irregolarità, anche io e Adriano siamo irregolari in alcuni momenti della nostra vita, della nostra storia. Dall'altra, riconosce che dietro una situazione irregolare ci possono essere tante circostanze che esigono di valutare meglio l'aspetto soggettivo della colpa. Il discernimento pastorale richiama invece il ruolo della Chiesa, di noi essere operatori pastorali. Questo nel cammino della verità che ogni coppia e persona cerca di percorrere. Amoris Laetitia parla di discernimento pastorale, perché in gioco c'è l'integrazione dei fedeli nella comunità cristiana. In gioco ci sono i beni preziosi che noi abbiamo, che sono i sacramenti, e c'è anche la questione delicata dello scandalo. Nelle scelte che riguardano coppie cristiane in situazioni particolari, quindi anche la comunità è coinvolta. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti. Amoris Laetitia si riferisce a queste tre tipologie di discernimento, che sono il discernimento spirituale, quindi invita a compiere un discernimento spirituale per cercare i segni d'amore e la volontà di Dio in una situazione imperfetta. Vuole anche arrivare però a individuare delle scelte concrete in ordine della vita cristiana e nell'integrazione alla comunità. E quindi ci invita a compiere un discernimento morale, valutando quindi le circostanze, il qui ed ora e la responsabilità delle persone. In questo, Papa Francesco crede molto nella coscienza formata e vuole che venga dato adesso, uno spazio proprio e anche rispetto. E poi a L ci invita anche a compiere un discernimento pastorale. In gioco c'è l'integrazione nella comunità. Queste persone, tutti, abbiamo bisogno di essere integrati nelle comunità. Ci sono i beni dei sacramenti e c'è anche la questione dello scandalo. Quindi il discernimento in Amoris Laetitia riguarda innanzitutto la condizione dell'essere umano, che ha libertà e coscienza. Quindi per E fare un riassunto, sì, no? Ci sono. abbiamo riassunto un po' dei punti su questo discernimento in Amoris Laetitia. Quindi riguarda la condizione dell'essere umano dotato che ha libertà di coscienza ed è chiamato a fare delle scelte. Il discernimento, come già detto, non è uno strumento per casi difficili, ma viene consegnato alla Chiesa come un principio generale di tutta la vita cristiana. È un modo di operare. Il discernimento è un dono, è uno dei doni dello Spirito legato alla prudenza. È un dono anche da chiedere nella preghiera, perché non è così semplice da intraprendere come cammino. Il discernimento è un processo, non è un momento unico, ma è un processo che si dipana nel tempo, a cui serve proprio tempo. Parte dalla consapevolezza della superiorità del tempo sullo spazio. Il discernimento sfugge alla generica domanda di si può o non si può, ma è più complesso, assume la complessità della vita e anche della vita cristiana delle famiglie. Il discernimento, no, è il volto della via stretta, della porta stretta che solamente può condurre a percorrere la verità, il cammino dell'amore cristiano. Per me, Adriano, questo ci riporta proprio nella realtà anche della nostra famiglia, dove anche nell'aspetto educativo siamo chiamati a discernere con i nostri figli, ad accompagnare. Non è facile dire si può, non si può e basta, ma bisogna anche andare con gradualità, fare dei passi per maturare assieme un progetto, per maturare assieme un cammino. Il discernimento poi coinvolge tutti, è un percorso che responsabilizza tutti, sia i fedeli che sono interessati, che sono chiamati a un percorso di verità, i presbiteri, i sacerdoti a cui viene chiesta questa competenza nell'accompagnare, il vescovo che è chiamato a dare degli orientamenti, ma tutti noi che siamo Chiesa. Il discernimento
Se deve arrivare un giudizio pratico, chiede che questo non sia mai un punto fermo di arrivo, ma sia aperto a nuovi sviluppi. Questo è un aspetto che ci piace particolarmente. Non c'è un punto di arrivo fermo, ma è sempre motivo di nuovi sviluppi, di nuovi cambiamenti, perché comunque l'essere umano, noi cristiani umani, possiamo evolvere, possiamo sempre migliorare, quindi è veramente un punto di speranza. E poi il discernimento riguarda il bene possibile. L'idea del matrimonio, l'ideale del matrimonio rimane in tutta la sua bellezza, ma, scrive il Papa, non ci basterà la vita per realizzarlo. Al centro quindi del discernimento c'è la legge della gradualità, un principio che è molto caro alla teologia morale. E allora, se possiamo, andando verso la fine, riassumere, ci sono alcune tappe che vale la pena risottolineare all'interno di questo cammino sul discernimento, questa ricerca dei semi di bene. C'è una continuità con Familiaris Consortio che il Papa tiene presente e ci ricorda che ci troviamo di fronte a soluzioni diverse che vale la pena considerare nella loro diversità. Poi il Papa ci fornisce proprio nel testo di Amoris Laetitia un elenco proprio di situazioni diverse che ci possono aiutare anche in riferimento alle nuove unioni che si vanno a creare, che potrebbero essere di diverso tipo, come abbiamo anche già accennato prima. E continua nel percorso richiamando la necessità di tener conto delle complessità che una interpretazione troppo stretta della dottrina, del Magistero, potrebbe richiedere alle coppie. Giovanni Paolo II, da queste distinzioni che erano state elaborate, non aveva dedotto delle prassi diversificate, come abbiamo detto. Mentre Papa Francesco fa un passo avanti, dice: non ci sono semplici ricette, ma bisogna consegnare alla Chiesa la strada del discernimento, a volte impervia, a volte in salita, che prevede una lunga serie di questioni con le quali confrontarsi. Si tratta quindi di mettere in atto questo discernimento che, come dicevamo prima, è sia personale che pastorale e che arrivi a costruire, a edificare la formazione di un giudizio corretto che sia frutto di una coscienza che sia seria, che sia formata, che rispetti le esigenze di verità e di carità, ma anche quelle di umiltà e di riservatezza. Questo con il necessario accompagnamento di un sacerdote. In questo caso, in questo percorso, la coscienza va rispettata e va messa davanti, la coscienza delle persone coinvolte. Questo discernimento va fatto nel foro interno della persona, che mette in atto un cammino di verità che necessariamente richiede molto tempo, dedizione, passione, anche andare per tentativi ed errori, cercare di fare un passo oltre l'altro, anche rischiando di cadere delle volte. E quindi è un cammino lungo e tortuoso e riguarda, come dicevamo, soprattutto la prima unione da un certo lato, e Amoris Laetitia evidenzia sei criteri che sono il fare un esame di coscienza, il chiedersi come ci si è comportati verso i figli, il valutare l'irriversibilità della situazione, il considerare la situazione del partner abbandonato, il valutare gli effetti pubblici della separazione e tener conto del peso testimoniale di questa problematica per evitare lo scandalo verso gli altri. E riguarda poi un cammino, anche questo suggerito, delle attenzioni particolari verso la nuova unione. Una riflessione sulla sua solidità, sulle nuove responsabilità che si vengono a creare, sull'impegno di vita cristiano che può essere sviluppato, sulle ragioni che portano a interrogarsi queste persone sulla loro condizione davanti a Dio e alla Chiesa. Questo percorso lo risottolineiamo ancora una volta in questo riassunto, in questa carrellata finale, non è finalizzato all'Eucaristia, anche se non la esclude timidamente questo possibile esito. È un cammino molto più ampio di ricerca di verità, di ricerca possibili semi dai quali far sbocciare un nuovo percorso di vita, un nuovo percorso spirituale di conversione e di riconciliazione con le ferite del passato,
L'obiettivo, appunto, come dicevamo prima, è l'integrazione, che è un tema molto più ampio e molto più che comprende anche i sacramenti, ma è molto più ampio. Quindi l'obiettivo del discernimento è molto preciso e viene ricordato nell'articolo 300, è quello di orientare questi fedeli che incontriamo alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio, arrivare a un giudizio su ciò che ostacola la piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono essere messi in campo. Quindi è importante camminare in questa strada e avere degli obiettivi ben definiti. Si può anche arrivare, in certi casi, con l'aiuto dei sacramenti a fare dei passi ulteriori. Il richiamo, per esempio, in Amoris Laetitia è alla confessione e all'Eucarestia. Però Papa Francesco lo ricorda all'articolo 351, lo dice in modo molto chiaro. Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo delle misericordie del Signore. Dall'altro lato segnala che l'Eucaristia non è premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Tutto questo però dentro un percorso serio, prolungato e appunto che va a fondo nella storia delle persone e della comunità. Quindi la sfida pastorale che si apre per tutti noi è quella del tenere assieme. Tenere assieme cosa? Tenere assieme l'annuncio specifico del matrimonio cristiano e allo stesso tempo la necessità di integrare tutti, qualsiasi sia la situazione in cui le persone si trovano. La disciplina, appunto, delle cosiddette situazioni regolari in questo quadro è importante, è importantissima, ma è una sola delle sfide, e forse neanche la più decisiva all'interno della pastorale familiare. Noi ne abbiamo la responsabilità, ma dobbiamo metterla anche dentro un quadro più vasto. Dobbiamo lavorare sempre più perché quando si avviano dei percorsi che possono portare a una relazione familiare, al sacramento del matrimonio, vi sia una pastorale orientata a evitare i fallimenti. Uno sforzo pastorale deve essere messo in campo per prevenire le rotture, dare delle competenze su che percorso si va a avviare. Il cammino del matrimonio è un cammino straordinario, che però deve essere fatto con coscienza, con contezza, con le forze che necessitano. La pastorale prematrimoniale, quindi, e anche la pastorale matrimoniale, devono essere prima di tutto una pastorale che lavora sul vincolo, sulla rendere più solide queste relazioni, dove si apportino degli elementi che aiutano a maturare l'amore e a superare i momenti più duri. Questa è la strada grande, straordinaria, bella, impegnativa che si apre di fronte a noi, che tiene assieme la formazione, l'accoglienza, l'accompagnamento, la cura, il percorso di integrazione. È un percorso, insomma, che abbiamo nelle mani noi, assieme ai nostri sacerdoti, è importante. È una strada bella, straordinaria, una responsabilità importante per la nostra Chiesa. Noi vi ringraziamo, vi lasciamo però con un video che per noi è simpatico, è importante e viene da un libretto che abbiamo letto in più occasioni ai nostri bambini. Si chiama Il pentolino di Antonino. Si trova molto facilmente il libro, è un libro a noi molto caro. Ecco, vi consegniamo questo video con l'augurio di essere capaci di incontrare le persone nella loro integralità, per poter valorizzarle nella loro piena dignità e poterle integrare nella nostra Chiesa e farle sentire amate soprattutto. Grazie e un abbraccio a voi. Grazie. Ciao. Eccoci di nuovo. Grazie di cuore ad Adriano e Margherita per il contributo che ci hanno offerto, per aver condiviso con noi non soltanto la loro formazione specifica, ma anche la loro esperienza di fede e di vita familiare. Penso siano state tante le provocazioni e gli interrogativi che hanno suscitato in noi. Ora vi chiedo di far riecheggiare tutto questo all'interno delle vostre commissioni, attraverso il proseguo di una riflessione che abbia come unico tentativo quello di concretizzare il tutto all'interno del vissuto delle nostre comunità. A riguardo, vi invierò due contributi che, se letti, studiati,
possono essere un aiuto nel cammino formativo che stiamo vivendo. Grazie al nostro Vescovo che ci sta seguendo e come sempre ci sostiene, ci incoraggia. Grazie a Don Totò per averci introdotto al delicato tema del discernimento e grazie alla Comunità del Rosario che con il suo parroco Don Antonio e la sua commissione famiglia hanno condiviso la preghiera. Grazie agli operatori delle riprese che rendono materialmente possibile questo incontro e grazie a ciascuno di voi per l'impegno che state mettendo per il bene della famiglia. Ma prima di concludere questa serata vorrei ricordarvi quello che nella Chiesa Universale si sta iniziando a preparare. Un grande movimento per un anno dedicato alla famiglia. E se avete notato, mi sposto un attimo, dietro di me c'è la statua di San Giuseppe. Infatti ho voluto fare questo collegamento dall'oratorio confraternale di San Giuseppe nel cuore del centro storico di Gallipoli, perché come ben sapete il 19 marzo prossimo venturo, solennità di San Giuseppe Patriarca, Papa Francesco inaugurerà l'anno Famiglia Amoris Laetitia, a 5 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la gioia dell'amore familiare, e si concluderà poi il 26 giugno 2022 in occasione del 10° incontro mondiale delle famiglie a Roma, un incontro con il Santo Padre, quindi dove tutto il mondo confluirà per la famiglia. È un'iniziativa che Papa Francesco ha voluto e con la quale intende raggiungere ogni famiglia nel mondo attraverso varie proposte di tipo spirituale, pastorale, culturale. Ecco, l'iniziativa è quella di offrire alla Chiesa opportunità di riflessione, di approfondimento per vivere concretamente la ricchezza dell'esortazione apostolica che il Papa ci ha donato. Ecco, l'esperienza della pandemia ha messo in luce il ruolo centrale delle famiglie come chiesa domestica, come luogo in cui si può sperimentare la bellezza del Vangelo. E ha messo in luce anche l'importanza dei legami comunitari tra famiglie che rendono la Chiesa, lo leggiamo dell'Amoris Laetitia, famiglia di famiglie. Essa merita un anno di celebrazioni perché sia posta al centro dell'impegno e della cura da parte di ogni realtà pastorale ed ecclesiale. Pertanto, con il Vescovo e l'equipe di pastorale familiare diocesana abbiamo dato inizio ad un periodo di studio e di riflessione per cercare di capire come poter vivere al meglio quest'anno. E quanto prima condivideremo tutto ciò anche con voi. Intanto vi chiedo se avete qualche indicazione o qualche proposta, potete anche scrivermi, contattarmi, perché siamo ancora nella fase organizzativa, nella fase operativa che ci porterà poi a stilare un programma per questo anno che la Chiesa intende vivere. Bene, ora affidiamo le nostre famiglie e tutte le famiglie del mondo alla cura amorevole del nostro San Giuseppe, attraverso le parole che il Papa stesso ci ha consegnato, ci ha donato nella lettera apostolica Patris Corde, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale. Ecco, insieme con me ora ci rivolgiamo all'intercessione di San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo.
o beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Auguro a tutti una serena domenica e al prossimo appuntamento. Arrivederci.